una è prima e non solo non ha mai perso, ma le ha vinte tutte in trasferta e ha concesso solo due pareggi casalinghi. L'altra è seconda a due lunghezze di distanza e ne viene da tre vittorie consecutive. Elementi che rendono la sfida già di per sé super del Ferrando di Cornigliano tra l'Impero Cornigliano e la Ruentes, addirittura uno dei match più attesi di tutto il weekend dilettantistico ligure. A dirigere la gara è Torriglia di Novi Liguri, il fischietto piemontese. È subito chiamato al lavoro quando dopo 7 minuti di gioco manda dal dischetto i padroni di casa per questo intervento di Raballo e danni di Vassallo. Pochi dubbi sulla decisione arbitrale, così come pochi dubbi sulla trasformazione perentoria di Ferraro dagli 11 metri che mette la gara sui binari nero-verdi. Binari che diventano autostrada quando neanche due minuti più tardi Piacelli sradica un pallone a centrocampo e si invola sulla sinistra. Il suggerimento è troppo facile da spingere in porta per il capocannoniere Vassallo, che porta a due le marcature della partita, compromettendo seriamente l'andamento del big match che finora di big ha solo la impressionante partenza dei padroni di casa. La Ruentes si riversa in avanti, giallo anche in area locale quando al 16° gli ospiti si lamentano per un presunto tocco di mano. Torriglia è ben appostata e lascia proseguire la gara. L'Impero controlla senza troppa difficoltà e prova a chiudere i giochi al minuto 30 quando una punizione dalla destra spizzata a centro area piomba sul secondo palo. A botta sicura la deviazione di Ligius tra il numero 11 e il gol. C'è però il prodigioso intervento di Bacigalupo che mantiene il passivo invariato. Così come invariato rimane il parziale a fine frazione, perché al 47° minuto Di Giorgio neutralizza una gerata di Lalli su tiro cross filtrato in aria dalla sinistra. La ripresa scorre via senza troppi patemi per i padroni di casa, solo due sussulti. Il primo al minuto 7 quando la maglia di Ermenegildo sembra allungarsi un po' troppo in area di rigore. Il secondo alla mezz'ora quando Migliaccio impigna Di Giorgio con questo destro incrociato, troppo poco angolato però per creare grattacapi al portiere avversario. L'Impero cornigliano consolida il suo reame lanciando la prima vera fuga del campionato. La Ruentes mantiene il secondo posto che dovrà essere difeso già sabato prossimo, perché a Rapallo arriva la Pegliese di Mario Ponti.